Allora, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io non lo dico mai, ma mi presento perché magari c'è gente, qualcuno di nuovo che mi segue. Io sono Chiara, ho un profilo Instagram, anche se volete potete seguirmi lì, condivido la mia vita più o meno, condivido soprattutto quello che mangio e come mi alleno. Se avete piacere potete seguirmi lì, che lì appunto ogni giorno condivido qualcosa di me. Detto questo, allora, è da un po' di tempo che pensavo di fare questo video. Perché, insomma, dopo 2 anni che ho intrapreso questo percorso fitness, mangiare un pochino più controllato, ho visto una mia evoluzione, che sicuramente ci sarà sempre e non sarà mai stabile, perché io ho notato negli anni che non sono mai stabile, cambio un po' sempre approccio, senza che io me lo imponga, però, insomma, si evolve sempre, ecco. Quindi ho deciso oggi di condividere con voi il mio percorso per quanto riguarda l'alimentazione, l'evoluzione del mio approccio, non so tanto come chiamarlo, e, perché appunto un po' mi è stato chiesto, sì, dai, parlane. E io soprattutto quest'anno che sono arrivata a un punto molto importante per me, sono arrivata a capire veramente cosa voglio, che non è facile da capire, cosa voglio, come, e qual è il miglior approccio nel mio caso. Quindi ora io vi racconto di me. Sappiate comunque che siamo tutti diversi e ognuno troverà il proprio approccio, che può essere simile al mio, naturalmente, non è che deve essere per forza diverso. Poi, premessa è che io mi riferisco a persone che non hanno problematiche alimentari, quindi, insomma, quello che andrò a dire è sostanzialmente si riferisce a me come persona che non ha mai avuto problematiche alimentari. E ne sono convinta, perché da quando sono su Instagram conosco perfettamente come siano le problematiche alimentari. Concludendo questa piccola premessa, allora vi racconto un attimo come è iniziato tutto quanto. Allora, se volete avere un buon approfondimento su proprio il percorso fitness, vi lascio qua il video perché l'avevo già fatto un po' di tempo fa ed è stato il video che ha avuto più visualizzazioni e sono molto contenta. Per quanto riguarda l'alimentazione, approfondiamo un attimo questo. Allora, io 2 anni fa, sì, verso settembre, ho contattato una persona su Instagram che faceva appunto coaching online e mi sono affidata a lei per alimentazione e allenamento, non vi farò il nome. Perché allora io stavo benissimo di fisico, non ho mai avuto problemi, magari vi lascio una foto qua se la trovo. Comunque pesavo sempre su 50 kg per 1,60 m. Però allora perché mi sono avvicinata a questo mondo? Adesso non mi ricordo bene come, quando e perché, però sono entrata su Instagram, sono entrata un po' in questi ambiti di food, fitness e appunto mi sono indirizzata in questo campo. Cosa ho detto alla mia coach, a questo personaggio qua? Le ho detto, guarda, mi vedo sempre un po' gonfia in faccia, in effetti era un periodo, e vi lascio delle foto qua che ho su Instagram, qui in effetti avevo un po' di gonfiore addominale, una, mi ricordo benissimo, mi disse, si parla di 3 anni fa, me lo ricordo bene, mi disse, secondo me mangi troppi carboidrati, infatti c'è una. Pensate, io cosa sono andata a pensare? Oddio, troppi carboidrati! Vabbè, io mi ero già un po' informata prima di contattare questa ragazza e le ho detto: guarda, sto intentando fare una reverse diet. Per chi non lo sapesse, la reverse diet è un metodo per cercare di alzare il metabolismo, ma anche e soprattutto di andare a metabolizzare meglio i carboidrati. Traverse diet, pian piano nel tempo, nei mesi, si aumentano le dosi dei carboidrati fino ad arrivare a livelli anche molto alti. Infatti ero arrivata a circa 1900 calorie con 250 grammi di carboidrati, che per qualcuno di voi è poco, per me era tantissimo, 1900 calorie. Ve lo dico proprio sinceramente, cioè io dovevo mangiare sempre e non ne potevo più, non avevo mai fame, ero sempre piena, ero sempre. E quindi, boh, vabbè, questo mio percorso è stato, quindi ho iniziato così il mio approccio. Quindi sempre questa cosa di mangiare in continuo e non mi piaceva. Poi, perché ho lasciato questa coach? Perché ho scoperto innanzitutto di avere l'artrite, quindi ho dovuto stoppare tutti gli allenamenti in palestra, visite su visite e tutto quanto. Poi ho conosciuto la mia attuale coach, che ho da 2 anni, Francesca Pascuzzo. E l'ho contattata perché avevo visto sul profilo che c'era scritto allenamenti a casa personalizzati e io avevo intenzione di intraprendere, proprio per causa dell'artrite, un percorso a casa, quindi qualcosa di più easy soft che poi invece sto dando di brutto anche a casa. Vabbè, e detto ciò, quindi questo è stato il mio percorso alimentare, partito con la reverse diet dove dovevo mangiare un bordello. Con la Francesca invece abbiamo
cercato poi di capire le mie esigenze, quello che sarei andata a fare a casa, la mia giornata, le mie giornate, insomma, come erano. Quindi, insomma, lì abbiamo creato una base di macros. I macros sono carboidrati, proteine e grassi principali. Quindi, più o meno, parlando proprio di numeri, non so, ipoteticamente, cioè ora vi faccio un esempio: 170 grammi, 200 grammi di carboidrati. 45 grammi di grassi e 90-100 grammi di proteine. Questo, per esempio, è un esempio di macros. E, io mi sono sempre trovata molto bene con all'inizio poi ero presissima anche quando ero con l'altra coach, pesavo tutto quanto, ma perché mi piaceva, non perché oddio devo rientrare assolutamente. Con la vecchia coach ero un pochino più fissatina perché lei mi disse per le verdure le carote solo una, i pomodori solo quattro, quindi c'era già un pochino più cose che ora che ci penso, secondo me sono no, cioè anche tutti i pomodori se volete, assolutamente. E, quindi insomma, passando un po' da questi piccoli estremi, mi si è creata un pochino una mini fissa, un pochino più di disagio nei confronti del cibo, cose che poi pian piano ovviamente ho superato, ma che non tutti sanno superare, anzi può solo peggiorare in certe situazioni. Quindi con Francesca abbiamo delineato un po' meglio i macros, mi ha detto non stressarti, io ti do più o meno un esempio di quello che potresti mangiare con questi macros, poi tu ti puoi gestire. Infatti poi io con My Fitness Pal, un'app che io consiglio. Allora, My Fitness Pal, io mi sono trovata bene all'inizio perché cercavo un po' di capire per le sostituzioni, l'ho sempre usato, tipo la Francesca mi diceva mangia a pranzo 80 grammi di riso, non mi va il riso, vado a vedere con MyFitnessPal come posso sostituire 80 grammi di riso con per esempio tot di patate, tot di gallette, tot di cracker. Con MyFitnessPal potete proprio inserire il marchio, per esempio il codice a barre, così vedete perfettamente quello, perché non so, il riso di quel marchio rispetto al riso di quell'altro cambiano un pochino i carboidrati, cose che, cioè, se cambia di 1 o 2 grammi di carboidrati non è nulla assolutamente. Però ecco, se vuoi avere proprio i marchi con MyFitnessPal puoi inserirli perfettamente. Quindi qual è la mia opinione su MyFitnessPal? Molte persone che seguo su Instagram che vengono da disturbi alimentari sconsigliano assolutamente MyFitnessPal e io rispetto la loro opinione perché loro hanno avuto questo comunque brutto approccio. Io, per come sono fatta io, per come è stato il mio percorso, MyFitnessPal mi ha aiutato a comprendere tantissimo gli alimenti. Cioè, secondo me ci sta avere una consapevolezza di quello che c'è dentro, insomma, di come sono fatte. Come posso dire, la pasta, uno dice cosa è composta la pasta in macros. Se lo dici a me, io ti dico subito prevalentemente carboidrati, fibre e un po' di proteine, assolutamente. Però prevalentemente è una fonte di carboidrati. Ora, se tu fai questa domanda a una persona che non ci sta assolutamente dietro queste cose, per esempio io ho un'amica che mi aveva detto: ah, le uova e il tonno sono proteine. Io sono rimasta così, what? Oh, ragazza mia, certo che sono proteine e anche un po' di grassi nel caso delle uova, ma vabbè. Quindi insomma, MyFitnessPal secondo me ci sta per entrare nell'ottica della composizione che hanno gli alimenti, quindi insomma di capire quali sono le principali fonti di carboidrati, di grassi, di proteine, perché molta gente fa magari tanti mix oppure pensa di mangiare pochi carboidrati ma in realtà ne mangia tantissimi, oppure pensa di mangiare tante proteine in realtà non le mangia. Per esempio anche col fatto dei legumi, cioè i legumi per esempio io li utilizzo come fonte di grassi e come fonte di carboidrati, quindi non so, faccio 100 grammi di lenticchie perché mi danno sia una fonte di carboidrati che nel mio caso per i macros che tengo dietro io va bene, ma per altri potrebbero essere pochi carboidrati e anche una buona fonte di proteine per quanto riguarda comunque sempre la base che ho io di macros. Però non tutti sanno che le lenticchie possono fornirti queste due parti, insomma, dei macronutrienti, sia carboidrati che proteine, anche un po' di grassi in alcuni legumi. Non tutti lo sanno, quindi magari boom, spadellata di lenticchie, poi boom, una bistecca, che ne so. Ecco, quindi secondo me, per quanto riguarda il mio percorso, MyFitnessPal mi ha aiutato tantissimo a comprendere gli alimenti e fare migliori abbinamenti, capire meglio quali sono appunto le varie fonti. Quindi io consiglio MyFitnessPal utilizzato in questo modo, non utilizzato in altri modi. Ora io sono in una fase di siamo al secondo anno con Francesca, ho avuto la mia evoluzione, sono arrivata a un po' di stress di qua, un po' di stress di là.
senza mai eccedere. Ho utilizzato MyFitnessPal, quindi ho avuto, scusate il ciappo, ho raggiunto una consapevolezza di cui sono molto fiera per quanto riguarda la composizione del cibo in termini di macronutrienti, poi sono molto importanti anche gli ingredienti del cibo. Poi, l'anno scorso sono arrivata a una fase molto brutta perché io seguivo i miei macros, quindi seguivo più o meno quello che dovevo mangiare. Ma evidentemente non mi soddisfaceva perché mi costringevo soprattutto alla merenda del pomeriggio a mangiare comunque una fonte proteica, una fonte di carboidrati, una fonte di grassi. Questo, cioè lo yogurt per esempio, ero arrivata ad odiarlo, non ne potevo più, mi dava proprio anche fastidio. Quindi mangiavo quello che dovevo mangiare e in più poi mi scofanavo altre cose. Ovvio non sono mai arrivata ad abbuffarmi, però a me andava il biscotto, mi andava qualcos'altro. Sono arrivata l'anno scorso a iniziare a mangiare la notte. Si tratta di un paio di biscotti, nulla di che, non sono mai andata a mangiare chissà che cosa. Poi se ero da Brian, che lui ha un bar, qualche volta ci sono le brioche da lui, mi mangiavo anche metà brioche. Buono, buono, buono. Allora, io mi sono un po' presa paura non perché ho preso peso, sì, 1,5 kg l'ho preso, ma mi sono presa paura perché non è una cosa normale andare a fare così. Cioè, è normale quando hai fame sul serio, quando vi brucia la pancia. Se in questo caso mi succede in questo modo, mangio qualcosa anche la notte, perché cioè, se non ce la faccio neanche a addormentarmi dalla fame che ho. Però, insomma, l'ho visto come un periodo molto scuro questo qui, perché vuol dire che non ero soddisfatta, se andavo comunque a smangiucchiare altre cose, tendevo a cercare alimenti che mi dessero soddisfazione vera. Quest'anno totalmente tutto cambiato, proprio da settembre, insomma dalla fine estate. Io sono totalmente cambiata, sono arrivata a un punto, infatti lo dico a tutti quanti, me ne vado talmente fiera, di calma e pace col cibo. Non che io abbia mai avuto chissà che brutto rapporto col cibo, però proprio, cioè, oggi io mi sento di dirvi: non pensate al cibo, cioè il cibo deve essere la vostra ultima preoccupazione, a meno che comunque non andiate fuori a cena con gli amici, che è un momento di condivisione, di godimento del cibo. Quando siete a casa e altre cose, il cibo deve essere il vostro ultimo pensiero. Sì, cercate di alimentarvi in modo corretto, di non buttarvi solo su schifezze fast food, assolutamente, ma vivete l'alimentazione come quando eravate piccoli. Cosa vuol dire? Quando siete piccoli mangiate quando avete fame, mangiate quello che vi viene proposto, comunque in famiglia, che ne so, mangiate quello che vi va, quello che vi piace, non vi sforzate, se non avete fame non mangiate da piccoli, a meno che non ci siano i genitori, carogna, che vi filino in bocca di tutto e di più, a meno che se poi il bambino è magro e non mangia, è ovvio che bisogna obbligarlo, ma se il bambino è in salute e quella volta non ha fame, è giusto che non mangi. Infatti io qualche mese fa non avevo tantissima fame, quindi se a cena non avevo fame, soprattutto a quell'ora che ero obbligata, perché insomma quando si è in famiglia si hanno degli orari, se non avevo fame, dicevo ai miei ragazzi: non ho fame perché mi devo sforzare, mangerò più tardi. E infatti poi facevo così. I miei un po' se la sono presa, pensavano che non volessi stare con loro, però ho preferito pensare un po' più a me stessa, perché insomma ho capito che sforzarsi non porta mai da nessuna parte. Quindi io sempre mi riferisco a persone che hanno un buon rapporto con il cibo. Per chi non mangia si deve sforzare a mangiare, per chi mangia troppo invece si deve sforzare a controllarsi. Poi un'altra cosa che ho raggiunto quest'anno è il fatto che sì, io seguo la mia base di macros, ma non la sto più facendo aggiornare a Francesca, perché mi trovo bene con queste quantità, non sento più fame, a meno che se in qualche giorno ho più fame, mangio qualcosa in più e soprattutto mi sto un po' gestendo, com'è che si dice, intuitive eating, quello che volete. A merenda, per esempio, se ho voglia mi faccio lo yogurt, ma soprattutto quando vado al bar da Brian, la cosa più veloce per me è prendermi un frutto, un kiwi, una mela, un mandarino quando c'erano, frutta secca, quindi noci, mandorle. È una merenda che mi soddisfa, che magari mi lascia anche un filino di appetito e torno a casa ed è quasi ora di cena, mi mangio qualcos'altro, un po' così, una galletta, un pezzo di pane, del parmigiano, ma senza stressarmi. E questa è la cosa che proprio mi ha fatto più piacere, perché cioè, mi soddisfa questa merenda, non la mangio con "oh, la devo mangiare", dopo non vado a cercare altre cose.
Pure capita delle volte che dopo pranzo mi mangio 5-6 biscotti. E perché ne ho voglia? Mi sta succedendo adesso in quest'ultimo mese. Li mangio, mi vanno, perché privarmene? Tanto dopo se a merenda mi faccio la mia merenda, poi mi rimane la voglia di biscotto, quindi poi lo vado a cercare, quindi diventa ancora più roba. Quindi io mi mangio quei biscotti, poi non mi viene più fame, o se mi viene si è scaricata la batteria, accidenti, se mi viene un po' fame, mangio qualcos'altro, magari tento di mangiare più qualcosa di proteico, però cioè sono rilassata. Il segreto è rilassarsi. Proprio mangiate quello che volete, ovviamente, quando poi vedete che sfociate nel mangiare troppo, a buttarvi solo su schifezze, cioè, controllatevi un attimo. Però quello che ho capito è che lasciandomi un pochino più andare con tranquillità, poi non vado a esagerare, a strafogarmi di schifezze, no. Mi do soddisfo quel voglino, quel tanto che mi viene e sono a posto così. Quindi il mio percorso è stato questo, dal passare a stare benissimo, al iniziare un po' a controllare queste cose, avere qualche pippetta mentale in più, al peggiorare un po', perché oltre a quello che mangiavo ho voglia di altre cose, all'avere finalmente una serenità bellissima che spero di mantenere. Con una consapevolezza, che quello secondo me è una parte molto importante. MyFitnessPal o qualsiasi altra app o comunque internet, quelle cose lì che vi faccia prendere consapevolezza dei cibi, da come sono composti. Quindi detto ciò, non so come concludere. Boh, spero che il video sia stato interessante. Se volete raccontarmi la vostra esperienza, ditemelo nei commenti. Anzi, mi fa assolutamente piacere leggere anche le vostre esperienze. Ditemi com'è il vostro rapporto col cibo. Possiamo parlarne se volete su Instagram in direct per email. Possiamo parlarne, insomma, posso darvi qualche consiglio in più, aiutarvi, voi potete aiutare me. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere e.